se arriva con l'imballaggio, va dietro, dopo vediamo, dietro c'è la zona, qua c'è la zona, questo è tutto il deposito dei materiali prenotati dall'estero, anche qua sono prenotati ancora prima di lavorare. Cioè quello che esce da qui è già comprato? Sì, sì, già prenotato. Prenotato, vabbè, che alla fine vuol dire che sì, è già comprato. Già quando è pronto glielo comunichiamo. Non avete problema a chi darlo, no, assolutamente. No, c'è già un mercato. Quindi vengono anche dall'estero a comprare i materiali di seconda scelta? Noi consegniamo quasi il 70% all'estero. Quindi si risolve il problema? Primo perché non hanno problemi gravi come i nostri, le aziende estere, no? Le aziende nostre. Secondo, perché le nostre aziende qua, quando c'è un po' di crisi, fanno le speculazioni. Per cui dicono, ah, adesso vale meno, più o meno. Allora io ho l'occhio. E terzo, perché in Europa, prima mandano i soldi, poi vengono a prendere la roba. Il contrario sarebbe di quello che succede in Italia. I soliti pagano 220 giorni italiani. Fattura 70 giorni. Consegniamo in 90 giorni. 70 giorni. Loro mandano, quando è arrivato il bonifico, loro arriva il cambio. Quindi ogni allora dico, presumibilmente più o meno si sa 20 tonnellate, fanno il conto. Poi il saldo, se sono 22, se sono 18, eccetera. Certo. Sono in meno, teniamo in acconto sul prossimo, se sono in meno, mi mandano i soldi per chiudere le partite. Quindi quella roba lì. Questa gente qua sarebbe la roba di scarto che io dovrei avviare o di scarica o incenerimento. Roba di scarto dei comuni e delle aziende, quindi totalità. E poi avvicinandoci vedrete proprio la roba delle aziende o la roba dei comuni. Mentre quella sulla destra, dalle azzurre là, è il deposito del consorzio nazionale CONAI. Quindi quello è Corepla, cioè il consorzio della plastica. Perché sì, il vetro, l'acciaio e l'alluminio l'abbiamo dietro nei box che è sciolta materia, invece questo è impacato. Quindi questi li ritira questi il CONAI? Questi qua è del CONAI, mandano loro i camion, abbiamo i buoni, quando arrivano li carichiamo. Voi glieli fate trovare, sì, preparati, facciamo trattati, trovare, però loro poi sanno, ogni giorno dobbiamo dire quanta produzione abbiamo fatto, poi per comunicare a Milano quanta roba abbiamo fatto, loro mandano avanti i buoni. Questa parte qua? Non ho capito il discorso, come mai non si può tritare anche questa per fare la... Allora, cominciamo da qua. Vedi, là c'è l'alluminio, la prima fila di balle è alluminio. Anche quello lo impacchiamo perché così si manda via più peso. Ogni balla di quello pesa 600 kg. Sono tutte le lattine, quindi... Queste qua invece sono le cosiddette. Non chiedete bisogno allora, dei tappi. Questa roba, l'alluminio quando va nella fonderia va direttamente così, non occorre che lavino perché nel processo poi sì. Invece le plastiche quando vanno deve essere PET. Noi abbiamo delle regole di consegna del materiale. Possiamo lasciare i tappi, possiamo lasciare, perché qua non laviamo niente. Ecco perché l'informazione di risciacquata è roba, non lasciatemi il pasticcio, non lasciatemi il residuo dentro perché gli odori sono dati dai residui che sono dentro. Quindi a vuotare e risciacquare laddove c'è del residuo. Quando va nella fabbrica loro lavano e triturano. E il corpo della bottiglia è PET, il tappo è PE. Per differenza di peso, quando lavano... riescono a separare. Queste cadono giù e vanno fuori per un buco e le altre vanno fuori per l'altro. Quindi non occorre che io lavi questa roba, perché sarebbe un doppio lavoro. Inutile. Certo. Viene fatto con consumo di acqua, di energia e quant'altro. Le etichette hanno un peso ancora diverso, per cui loro le tolgono. Queste etichette e questi tappi, per quella fabbrica che gli interessava avere il PET azzurro, diventa il loro scarto. Me lo portano qua, poi lo vedremo di là, e io lo riciclo e faccio il grano. Quindi gli ho chiuso anche il circolo a loro. Con che beneficio? A me mi pagano, e mi pagano molto volentieri, 90 euro a tonnellata dello scarto che loro hanno. Comunque sempre meno dei 280 che pagavano in discarico e incenerimento, perché prima dell'incenerimento devono passare sull'impianto. Quindi è doppio costo. Certo. Ma loro poi, dimostrando con la mia dichiarazione che sono andati al riciclo, hanno i certificati bianchi.
con risparmio energetico, con i contributi, per cui non è che costa niente, mi fa anche un regalo, capisci? Perché questo è, diciamo, il giro. Allora, di ogni residuo delle aziende noi abbiamo studiato nel corso del tempo che cosa farne, abbiamo stabilito il prezzo e loro comunque risparmiano un sacco di soldi rispetto a... Quindi le aziende non è difficile convincerle. L'86% ormai dello scarto cosiddetto industriale o commerciale o agricolo va a riciclo. Qua arrivano anche gli agricoli, i teli da pacciamatura, tutte quelle robe là, vanno in quell'impianto. Neanche gli scarti dei laboratori, cosa mai si vedono. Queste qua invece sono le plastiche cosiddette dure, EPE, con una carica dentro. Queste, secondo l'interesse del cliente, mi dice mettimi pure insieme le taniche, i coperchi, le secchie, le bacinelle, i bob, in mente quando, capito, i tube. Io faccio su commissione le balle, mettimi un po' di cassette, oppure no, non mettermi cassette, perché a me nella lavorazione... Cioè, noi, qual è un po' il segreto? Che studiamo assieme al cliente che cosa gli interessa. Cioè io non sono una vetrina di esposizione, ho questa roba, chi la vuole me la paga. Io la faccio secondo gli ordini. L'assembla secondo le esigenze del cliente. Faccio più grosso, con più plastica, con meno plastica, con la carica diversa, secondo l'uso che poi viene fatto. Quindi in questo modo, d'altro canto, che non sono tanti, ma il cliente nostro è chi ha attenzione anche nella produzione. Loro fanno manufatti o oggetti riciclabili facilmente, perché così hanno meno costo, cioè rispettano, soprattutto all'estero, rispettano le regole. Per cui con loro noi collaboriamo, sì, guarda, noi tutte le ricerche abbiamo fatto con aziende estere, cioè non trovi nessuno, non gli interessa niente, non gli interessa niente. Interessa solo l'apparenza, l'apparire, il fregare il cittadino. Ah, si è capito là?